Si è riunito a Città di Castello il tavolo di filiera del tabacco, durante il quale le rappresentanze del settore, produttori e trasformatori, hanno incontrato il viceministro alle politiche agricole Andrea Olivero e l'assessore alle politiche agricole della Regione Umbria Fernanda Cecchini. A loro UNITAB, l'Unione dei Tabacchicoltori Europei, unitariamente alle altre organizzazioni nazionali di categoria, ha illustrato le proprie richieste per la tutela del comparto. Alla politica avanziamo due cose fondamentali. Uno sono l'impegno molto particolareggiato sul programma di sviluppo rurale, e qui chiediamo alcune misure che dovrebbero integrare quella parte di valori di misura agroambientale che sono state diminuite da parte della Commissione attraverso delle azioni che possono essere per esempio finalizzata la tracciabilità, un miglioramento della qualità dei prodotti, e quindi risarcire i produttori per l'aumento di questi costi. L'altro è gli accordi con le manifatture, perché è 2 anni che aspettiamo questi accordi, ancora c'era il ministro De Girolamo e a tutt'oggi i produttori stanno trapiantando senza sapere quello che sarà il loro reddito, perché stanno investendo già spese ma ancora i prezzi non sono stati fatti. In particolare in Umbria le misure agroambientali per il tabacco, secondo le indicazioni della Commissione europea, vedranno una riduzione dei premi da circa 1.000 a 600 euro ad ettaro, e nella regione sono quasi 6.000 gli ettari di terreno coltivati a tabacco da circa 480 aziende. È un settore importante per quanto riguarda l'occupazione e anche per la qualità intrinseca del prodotto italiano. Noi vogliamo, nonostante che vi sia naturalmente per alcuni versi, ma un po' inspiegabilmente per altri, una forte avversione al settore tabacchicolo a livello europeo, certamente perché il tabacco, sappiamo, provoca danni, ma in maniera un po' inspiegabile perché il tabacco italiano è di qualità e quindi riduce i danni nella realtà, noi stiamo lavorando per fare in modo che il settore possa continuare ad esistere e ci possano essere comunque sostegni, sia pure in capitoli di spesa differenti da quelli del passato. Olivero, al termine del tavolo, ha incontrato vertice e maestranze della fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello e di Delta Fine SP di Bastia Umbra. Il settore tabacchicolo deve continuare ad esistere e deve vedere riconosciuta appunto la sua specificità. Fa parte della tradizione delle coltivazioni di questo territorio e noi vogliamo che rimanga con naturalmente il giusto reddito per quanti sono impiegati nel settore.